di leggere come scostumo le sintesi, che ne sono state tante, che gli danno un'idea di massima di quelli che possono essere i problemi sul tappeto per quanto riguarda lo spettro di intervento della cultura. È ovvio che mi avvicino con pieno rispetto a quelle che sono le sensibilità che il senatore esprime, perché è di tutta evidenza che sono io ospite e sono io che devo conoscere, devo capire nulla del futuro, essere non dopo una serena e attenta riflessione su quelle che sono le fenomenologie del territorio e con un occhio altrettanto attento a quelle che sono le linee organizzative dell'ufficio, della struttura che dovrò dirigere. A livello di indole, di carattere, gli elementi vengono descritti come aperti, accoglienti, disponibili, le città italiane vengono additate come esempio da seguire per quanto riguarda l'organizzazione della vita sociale, amministrativa e anche con la grande attenzione alla qualità della vita, quindi questo credo sia un punto di partenza che ben si inserisce nella mia filosofia politica, è rimasta quella della mia terra d'origine, che anche se ho lasciato da 18 anni, tranne qualche apparizione marinara come mio figlio scrive, non mi viene più molto presente. La volontà è quella di certamente di spendere al massimo per quanto riguarda le competenze proprie alimentari della cultura, il servizio offerto all'utenza, ai cittadini. C'è una grande comunità straniera su Reggio Emilia, quindi penso che questo sia uno dei problemi da attenzionare. Le dinamiche ovviamente variano da territorio a territorio, ma il rapporto con l'immigrazione ha sempre connotato la mia vita professionale in realtà tipo quello lombardo, cioè tra Bergamo e Brescia, che vede la presenza di cittadini stranieri sotto il profilo numerico tra le prime cinque a livello nazionale, guardando numeri assoluti. Avendo operato realizzare un rapporto tra popolazione residente e stranieri presenti sul territorio, uno dei coefficienti più elevati, forse insieme proprio a Brescia e a Prato, e quindi sono realtà dinamiche che certamente conosco, su cui ho lavorato molto, quindi penso che questo agevoli un pochino la fase di apprendimento, la mia fase di rodaggio sulla città. Come dicevo, dipenderà dalle sensibilità, dalle dinamiche che ritroverò sul territorio, dalla tipologia, dalla qualità dei rapporti interistituzionali che sono strutturati su questo territorio. Vengo da un'esperienza sicuramente bellissima, proprio forse uno dei punti qualificanti dell'attività svolta a Prato, dove si è realizzata veramente una sinergia di rapporto tra tutte le amministrazioni statali e locali presenti sul territorio, esperienza che penso possa essere traslata, riversata per quanto riguarda alcuni moduli organizzativi di lavoro comune anche su questo territorio, ma questo lo vedremo in corso d'opera. La mia disponibilità è totale, mi piace molto accorciare le distanze nei confronti dei cittadini, quindi trovare formule e canali di comunicazione sia con gruppi organizzati di cittadini sia con un singolo cittadino. Credo che questo sia effettivamente l'arricchimento e la connotazione